Buongiorno a tutti, mamma ragazzi. Oggi è una giornata dove mi sono svegliata storta. Allora, perché i vestiti sono ancora qua? Ho fatto male i conti. Ieri li ho lavati e non si sono asciugati. Ho fatto anche una cosa ancora più stupida: li ho lasciati fuori tutta la notte. Stamattina erano più bagnati di prima. Quindi, sono un po'. Non so neanche io cosa devo fare. Allora, le batterie scariche, ma giù proprio. Adesso ho attaccato il pannello per la Bluetti perché è praticamente a zero. La batteria servizi scarica perché ieri ha caricato poco, quindi ho tutto scarico. Devo fare il carico e scarico, ma urgente. Devo far asciugare i vestiti perché sinceramente non me li posso portare dietro così. Devo fare una commissione a Cagliari, però vabbè, quello lo farei già perché vado a fare il carico e scarico a Cagliari, che è qua vicino, e farei anche questa commissione, ma non mi posso muovere fino a che non si carica un po' tutto. Devo capire se dove vado a fare il carico e scarico mi fanno attaccare la Bluetti, almeno per caricarla, perché sono proprio a secco di tutto. Quindi stamattina mi sono svegliata un po' storta. Però le conseguenze di scegliere di fare libera. Adesso stavo parlando con una mia amica. Ah, nel frattempo, ragazzi, ho un furgone in moto perché almeno mi carica un po' la batteria servizi perché questo sole proprio non va. Comunque stavo parlando con una mia amica che mi ha detto: ma scusa, ma perché non vai in un posto dove hai tutto vicino, la lavanderia, la corrente, il carico e scarico? Certo, ho detto se facessi. Se andassi nelle soste, nell'area sosta, avrei tutto a portata di mano, ma dato che io non voglio andare all'area sosta, mi prendo anche questi sbattimenti. E stamattina me li sto prendendo tutti, ma poi tutti insieme, cioè i panni, le batterie e il carico e scarico, cioè si è messo tutto in una giornata e quindi penso che in realtà, ragazzi, una volta che i vestiti si asciughino un po' e tiro su un po' le batterie, io mi sposto e amen, il pacco sinceramente lo ritirerò quando sarà, perché dato che per il lavoro che devo fare su Johnny, devo acquistare delle cose su Amazon che comunque acquisterò oggi e credo che mi arrivino sabato, perché in Sardegna Prime funziona diversamente. Non so se il problema è la Sardegna o non lo so, perché io con Prime in 2 giorni mi arriva tutto. Invece in Sardegna con Prime ti arrivano in una settimana. Immaginiamo se non avessi avuto Prime, cioè se ne parlava tra un mese, non lo so. Comunque con Prime se compro oggi mi arrivano sabato, quindi in teoria devo sentire il tipo, ma credo che se sabato ho tutti i pezzi, settimana l'altra dovremmo fare questo lavoro. Così vi posso dire anche che cosa dobbiamo fare. Nel frattempo sono un po' così oggi. Perché sono, non so che cavolo fare. Cioè, mi devo lavare i capelli anche. Cioè, ragazzi, anche i capelli. Cioè, ho i capelli luridi, veramente. Ho bisogno di farmi uno shampoo. Io non riesco a stare così. È una cosa che mi dà fastidio proprio. Quindi, piuttosto mi fermo lì al carico e scarico perché è anche un'area sosta. Attacco tutto, mi faccio lo shampoolino, lo so. Cioè, se non riesco a caricare la Bluetti, in qualche modo devo fare perché non posso stare con i capelli sporchi. Cioè, non ce la posso fare proprio, più forte di me e niente. Quindi oggi ci si è messo tutto insieme. Sono tutte queste cose accumulate. In più la Zoe oggi è di uno stress, eh? Vero? È stressante. La vedete? Oh mio Dio, è cozza più del solito. Perché stamattina non abbiamo fatto la passeggiata? Ma qua dove andiamo a fare la passeggiata la Zoe? Zoe, ti prego, non addosso così. Ferma, la vedete? Cioè, non è normale, ferma. Stressata anche la ragazza, è stressata anche lei. Quindi adesso chiudo un attimo, ragazzi, poi facciamo una passeggiata perché almeno lei ha la sua passeggiata mattutina con me, perché da sola non può fare le cose. Lei deve essere sempre accompagnata con la sua dama di compagnia, se no non è contenta. Nel frattempo lascio acceso un altro po' il furgone perché nel frattempo sto caricando anche il PC, quindi la batteria servizi mi tiene il frigo, ma se attacco il PC scende, quindi devo tenere il furgone acceso almeno per far caricare almeno anche il computer in contemporanea.
casino. Comunque c'è una canzone che dice "è voluta bicicletta e mo pedala" e basta. E quindi ci prendiamo sia i pro, che sono tantissimi e li amo tutti, della van life in libera, però ci dobbiamo prendere anche i contro. E qua oggi è una giornata contro proprio. Oggi proprio contro totale. Vi posso assicurare che io non mi posso muovere perché ce l'ho appiccicata. Oggi è più appiccicosa del solito. Ma perché mi devi seguire? Perché? Andiamo a controllare i vestiti. La bluetti è arrivata al 5%, ragazzi. Comunque una vittoria. Allora, vestiti, vediamo. Dai. Dai che si stanno asciugando. Ah, questa è praticamente asciutta. Allora, dai. Mi sto risollevando, i vestiti sono praticamente asciutti, manca poco. La bluetti un pochino si sta caricando, meglio che niente. La batteria, la bluetti, vediamo, 6%, non male, ce la possiamo fare. La batteria servizi 12,7, perfetto, dai, ci stiamo risollevando piano piano, questa è una bella notizia. La notizia ancora, il problema principale ora rimane il fatto che mi devo fare lo shampoo e che devo fare lo scarico. Però abbiamo ancora tempo. Io ho pensato, pranzo qui, mi rifaccio la zucca anche oggi perché la devo togliere di mezzo, però farò le cotolette. Facciamo questa ricetta, ci proviamo. E pranzo qua perché comunque il sole del pranzo è più forte, quindi cerco di recuperare al massimo tutto quello che posso, e dopo pranzo, se tutto è ok, ci spostiamo verso Cagliari, così vado a fare la commissione che devo fare, vado a fare il carico e scarico, e poi ho deciso che il pacco Amen lo ritirerò quando ritirerò tutto quello che devo ordinare, perché tanto adesso faccio l'ordine di questi pezzi che devo fare. E niente, ritirerò tutto insieme, tanto voglio dire, raga, ci alleniamo senza pre-workout, però ci andiamo a facciamo carico e scarico, così siamo tranquille, ci andiamo a parcheggiare su una bella spiaggia per 3-4 giorni che non voglio sapere niente, cioè voglio stare proprio tranquilla. È brutta, però secondo me è molto saporita. Brutta e brutta. Belle. Questa ricetta è promossa. Molto buone. Anche stavolta ho buttato le bucce, ragazzi, perché non me le volevo conservare. Anche perché per tritare le bucce serve tipo, come si chiama, quella immersione che non ce l'ho. Quindi ho detto vabbè, fa niente, però prima o poi proverò quei pancake con la buccia della zucca, prima o poi lo farò. Questo servizio a Cagliari, fare il carico e scarico, capire se riesco a caricare la bluetti e poi trovare il parcheggio. Credo di andare in quella zona dove sono già stata, dove sono stata anche bene, a Torre delle Stelle, se non mi sbaglio, se non è lontanissimo, perché adesso a memoria non mi ricordo quanto è lontano. Se non è lontanissimo andiamo lì.
Oh, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, missione compiuta. Allora, abbiamo fatto tutto. Allora, ho fatto il pensiero e ho chiesto a questo qui se potevo fare un paio d'ore di corrente per caricare la Bluetti. Però, ragazzi, 5 euro all'ora per usare l'elettricità mi sembra troppo. Quindi, alla fine, ho detto di no. Vado a Torre delle Stelle, dove se vi ricordate c'era quella ragazza al baretto che me l'aveva fatta attaccare. Adesso io non è che voglio insistere, però intanto mi vado a parcheggiare lì che si sta bene e ce ne siamo qualche giorno là in santa pace. Se poi la ragazza è così gentile da farmi riattaccare la Bluetti, sarebbe il top, ma se no ci organizzeremo. Comunque intanto ci spostiamo e ci andiamo a parcheggiare, poi da lì valuteremo come gestirci. Arrivati, abbiamo trovato anche il nostro vecchio parcheggio, ma perché oggi non c'è nessuno, è deserto. E ho paura anche che sia chiuso il bar, vi dirò. Comunque faccio scendere la Zoe, abbiamo il nostro angolino, come sempre. Abbiamo l'inclinazione giusta. Ok, confermato che il bar chiuso, quindi la speranza di attaccare la Bluetti svanita. E fa niente, ragazzi, domani vediamo come risolvere questo problema. Fa niente, per ora va bene così. La Zoe non mi ascolta in una maniera. Vieni qua, vieni di qua, vieni qui. Mamma, che atleta! Eccoci qua, ragazzi, il video di oggi lo chiudiamo qui e ci vediamo domani. Ciao.